Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag che mi è piaciuto tantissimo, che ho visto sul canale di Ombretta. Vi lascio in info box il link al suo canale e a me questo tag è piaciuto perché riguarda quegli argomenti che a me affascinano. Se seguite il mio canale sapete che sono affascinata dal paranormale e questo è il video tag del paranormale, quindi io ho deciso di rispondere a questo tag. Parto subito con la prima domanda. Hai mai visto un fantasma? Racconta l'esperienza. Fino a qualche tempo fa io avrei detto che ho vissuto un'esperienza particolare in cui mi è sembrato di vedere un fantasma, ma che in realtà non ero assolutamente convinta, ma quando poi mi sono documentata ho scoperto dell'esistenza di una leggenda particolare che mi ha fatto venire i brividi perché mi ha fatto capire che quello che io, e non solo io, perché ero anche col mio compagno, che io e il mio compagno abbiamo visto in quell'occasione, forse era davvero un fantasma. Dunque, siamo andati in vacanza qualche anno fa, parecchi anni fa in realtà, sul lago di Oria. Sul lago di Oria c'è un castello che è famoso per una leggenda particolare, ossia quella di una donna che, perseguitata da un uomo che si era invaghito di lei e che comunque era molto insistente, usava la forza, non voleva sentire ragioni quando lei lo rifiutava, per paura appunto di quest'uomo si è rifugiata nel castello. Lui ha fatto irruzione, ha ammazzato la servitù, ha ammazzato i guardiani del castello. Lei, in preda al senso di colpa e anche per sfuggire appunto alle ire di quest'uomo, si è pugnalata al cuore, si è tolta la vita. E da allora si narra che appunto nel castello si aggiri ancora lo spirito di questa donna e che abbia delle sembianze talmente reali da farla sembrare una persona in carne ed ossa. Poi, quando qualcuno si avvicina o prova a toccarla, lei svanisce nel nulla. Questa è la leggenda. Io all'epoca non conoscevo assolutamente questa leggenda, non ne sapevo nulla, quindi non potevo essere condizionata dalla cosa. Stavo camminando sulle rive del lago di Oria, alzo gli occhi verso una delle finestre del castello e vedo una donna dall'aspetto spettrale, lunghi capelli neri, viso pallidissimo, abito bianco lungo, quasi di voile, sapete quei tessuti quasi trasparenti, che ci stava fissando sia a me che al mio compagno. Io dico al mio compagno: accidenti, quella donna sembra un fantasma. Lui quasi non fa in tempo ad alzare gli occhi verso la finestra che questa donna sparisce. Lui ha visto praticamente un'ombra, un qualcosa spostarsi. Però poi la cosa è finita lì perché io mi sono detta: vabbè, sembrava un fantasma, ma figuriamoci se era un fantasma. E la cosa davvero è finita lì. Poi, come sapete, io sono appassionata comunque di paranormale, mi incuriosiscono queste storie misteriose, quindi ho fatto qualche ricerca e ho scoperto appunto dell'esistenza di questa leggenda. Sono andata a leggermi le testimonianze e chi afferma di aver visto questo spirito lo ha descritto esattamente come l'ho visto io, quindi lunghi capelli neri, abito bianco, sguardo perso nel vuoto, aspetto spettrale, viso pallidissimo e soprattutto, come vi dicevo anche prima, un aspetto talmente realistico da farla sembrare una donna in carne ed ossa. E quindi io ho pensato: accidenti. Intanto mi sono dovuta un attimo riprendere perché mi sono venuti i brividi quando mi sono resa conto che forse davvero ho visto un fantasma. E poi davvero ho fatto dei collegamenti, ho pensato la descrizione che riportano è proprio corrisponde proprio a quello che io ho visto. Quindi probabilmente io in quell'occasione ho visto il fantasma di questa donna. Io non sono una persona tanto suggestionabile, non sono una persona che generalmente crede tantissimo a tutte queste cose, anche se mi affascinano, io ho sempre comunque un occhio critico, pongo sempre dei dubbi, ci vado sempre molto cauta, quindi non sono una di quelle persone a cui potete raccontare qualsiasi cosa che io ci credo, perché in realtà non è così. Metto sempre tutto molto in discussione. Quindi anche adesso quello che io ho visto lo metto in discussione perché io non sono sicura al 100%, però diciamo che quello che ho visto corrisponde e assomigliava tantissimo al fantasma di questa donna. Poi se sia vero o no, non lo so, se magari è stata una coincidenza o meno, non lo so, però
diciamo che se mi fate la domanda, hai mai visto un fantasma? Mi viene da rispondere forse sì e forse in quell'occasione. Vado avanti con la seconda domanda, altrimenti mi perdo su questa qua, che è solo la prima. Consiglia tre film paranormali. Dunque, io consiglierei un classico, anche se forse è un po' sorpassato, però secondo me rimane un classico, Shining. Poi consiglierei Il Sesto Senso e The Others. Questi secondo me sono tre film belli, sono tre film che per chi ama il paranormale sono sicuramente da vedere e soprattutto Il Sesto Senso e The Others hanno un finale che personalmente a me ha lasciato abbastanza meravigliata perché non me l'aspettavo. Quindi, insomma, sono film che io considero molto molto belli. Ti è mai capitato di assistere a fenomeni paranormali? Dunque, se escludiamo la mia personale esperienza con la visione di questo ipotetico fantasma, diciamo così, direi di no, perché non ho mai assistito ad altri episodi, paranormali di altri generi, quindi non ho mai assistito a, diciamo, sedute spiritiche, non ho mai assistito a fenomeni, particolari come oggetti che si spostano, cose del genere, assolutamente no. Quindi, tolta la mia esperienza, appunto, di cui vi parlavo prima, non ho, assistito ad altri fenomeni. Ti è mai capitato di filmare o fare una fotografia e vedere qualcosa di paranormale? No, io non ho mai visto in un mio filmato o in una mia foto cose strane, diciamo, associabili a qualcosa di paranormale. Però mi è stata raccontata una storia particolare da una persona che conosco, che adesso non frequento più, ma che comunque ai tempi mi aveva raccontato. Lei aveva fatto una foto alla sorella. E praticamente in questa foto era comparsa una strana ombra. Avevano messo questa foto sul computer per vederla meglio, l'avevano ingrandita e praticamente nel momento in cui hanno ingrandito questa ombra si sono accorti che era un viso malvagio. Nel momento in cui loro hanno detto, ma guarda cosa c'è in questa foto, che cosa strana, il lampadario è caduto dal soffitto. Questa è una cosa che mi ha raccontato una persona che io ritengo abbastanza affidabile, quindi non è una persona che va a raccontare in giro cose assurde o cose strane, me l'ha raccontata anche abbastanza spaventata da questa cosa. Quindi diciamo che non ho avuto motivi per non crederle, penso che sia successo davvero, che ci sia stata comunque davvero questa ombra in questa foto, poi io non vi so dire se era un gioco di luci, un gioco di ombre, che cosa fosse davvero. Però insomma mi è stata raccontata questa cosa, però non ho mai visto la foto, quindi diciamo che non ho una testimonianza diretta, quindi insomma non vi so dire altro, però ve la volevo raccontare perché è un po' particolare, soprattutto il fatto che nel momento in cui loro hanno notato questa cosa è caduto il lampadario dal soffitto, può essere una coincidenza, però è una coincidenza alquanto strana. Poi, credi nel paranormale? Diciamo che credo che ci siano delle cose che noi non possiamo spiegare, quindi in questo senso ci credo. Non credo però a tutto quello che riguarda il mondo del paranormale e all'esistenza di tutte quelle cose che vengono incluse nella sfera del paranormale. Quindi credo che ci possano essere degli eventi che noi non riusciamo a spiegare, degli eventi particolari, degli eventi strani e delle sensazioni inquietanti che si possono provare in determinati luoghi, anche se in quel caso penso che ci possa essere tanta suggestione, però comunque credo che ci possano essere delle cose comunque non razionali e che non si possono provare a livello scientifico. Quindi in quel senso sì, non credo però a qualsiasi cosa e non credo a tutto. Quindi diciamo che sono un po' a metà. Quanto sei appassionato di paranormale? Beh, è inutile che io risponda a questa domanda perché se seguite il mio canale sapete che io sono molto appassionata di paranormale perché appunto mi vado sempre a ricercare tutte quelle storie misteriose. Però vorrei precisare una cosa: io sono appassionata nel senso che mi piace leggere queste storie, mi piace raccontarvele, mi piace magari guardare dei filmati, guardare dei film, dei documentari in cui vengono, diciamo,
diciamo, narrate delle storie particolari in cui vengono fatte delle indagini magari paranormali, questo sì, però non mi piace andare invece in prima persona alla ricerca di fenomeni paranormali, quindi non mi piace andare a caccia di fantasmi, non mi piace fare sedute spiritiche, non mi piace andare nelle case abbandonate a cercare se davvero esiste lo spirito, se c'è davvero qualcosa di strano, insomma non mi piace essere coinvolta in prima persona in queste cose. Però mi piace, diciamo, da spettatrice andare a leggermi tutte quelle storie misteriose e poi magari raccontarvele qui sul canale per condividerle. Però la mia passione per il paranormale si ferma lì, perché io non farei mai assolutamente qualcosa che poi può rivelarsi pericoloso, come ad esempio una seduta spiritica o come andare magari a richiamare degli spiriti attraverso appunto la ricerca in qualche casa abbandonata. Questo non lo farei, perché secondo me queste sono cose pericolose e se andiamo a svegliare, diciamo, delle cose che magari se ne stanno lì tranquille per i cavoli loro, poi non si sa come va a finire, perché comunque storie strane e storie particolari legate a queste cose ce ne sono tante, quindi io vorrei evitare di diventare anch'io protagonista di queste storie. Quindi mi piace, sono appassionata, ma in quel senso, quindi non in prima persona. Questo ci tengo a precisarlo, anche perché in passato sul mio canale c'erano stati dei commenti da parte di qualcuno in cui mi veniva appunto detto di stare attenta, ad andare alla ricerca di queste cose, ma io in realtà non ci vado alla ricerca di queste cose, racconto semplicemente delle storie, il più delle volte storie molto famose che già girano sul web da tanto tempo, quindi io mi limito a questo, ma non vado io a ricercarmi delle cose di quel genere. Dunque, settima domanda: quando qualcuno ti racconta storie paranormali, ci credi? Come dicevo prima, ci credo se la persona che me le racconta è una persona della quale mi fido, una persona comunque che non è solita inventarsi storie di questo genere e diciamo che metto sempre però in dubbio, ma non in dubbio perché voglio essere cattiva, ma metto in dubbio sempre la storia per cercare di analizzarla bene nel dettaglio e per cercare di capire se quello che mi stanno raccontando magari davvero può essere qualcosa di paranormale o se magari si tratta di una coincidenza, di una suggestione. Quindi quello che mi raccontano, diciamo che io lo prendo un po' con le pinze e cerco di capire fino a che punto ci può essere qualcosa di vero e fino a che punto invece si tratta magari di semplice leggenda, di storia magari dettata da una qualche suggestione, quindi analizzo sempre in modo molto critico quello che mi viene raccontato. Sicuramente non sono una credulona, non sono una di quelle a cui potete raccontare tutto, che tanto credo a tutto, perché assolutamente non è così. Metto sempre molto in discussione quello che mi viene raccontato per quello che riguarda questi argomenti, perché credo che comunque la suggestione personale giochi un ruolo fondamentale in queste cose, quindi secondo me va considerata. Vorresti vedere un fenomeno paranormale? Direi che, considerando quanto mi ha fatto venire i brividi e quanto mi ha inquietata la storia del fantasma che vi raccontavo appunto rispondendo alla prima domanda, direi che non ci tengo particolarmente a vedere un fenomeno paranormale, quindi direi che anche no. Sei mai entrata in una casa abbandonata dove si dice ci siano spiriti? No, non sono mai entrata in una casa abbandonata dove si dice ci siano spiriti e volontariamente in realtà penso che non ci entrerò. Se poi mi dovesse capitare casualmente di trovarmi in un luogo e poi magari vengo a sapere che in quel luogo si dice ci siano degli spiriti, magari non fuggo a gambe levate, dipende anche in che situazione sono, in che contesto. Però diciamo che volontariamente non me lo vado a cercare. Se poi mi ci ritrovo, o magari mi trovo in uno di quei luoghi famosi per il turismo dell'occulto, che però sono luoghi che solitamente sono pieni di turisti, quindi non sono da sola in un luogo abbandonato, quindi in quel caso magari sì, ci vado, però in un luogo abbandonato, magari da sola, ad andare a ricercarmi dei fantasmi, direi che no, non ci andrò, non ho intenzione di andarci, non fa parte dei miei programmi. Consiglia un'app paranormale? Ecco, su questo io non posso rispondere perché non utilizzo app
praticamente sono una di quelle poche persone che non ha praticamente quasi nessuna app sul cellulare, ma perché io il cellulare lo uso giusto per telefonare, per mandare qualche messaggio, ma non è un oggetto del quale sono appassionata, quindi non ho sempre il cellulare nelle mani, non sono alla ricerca di app, non le trovo particolarmente utili per quello che è il mio stile di vita. E quindi, detto questo, che era doveroso come premessa, non conosco molte app e soprattutto non conosco app paranormali. Quindi, magari, se invece voi conoscete delle app paranormali, scrivetelo nei commenti, così magari chi vede il video, può, come dire, andare anche a vedere quali sono eventualmente le app paranormali. Anche se credo che facendo una ricerca su Google ce ne siano tantissime. Però se magari voi ne conoscete una e l'avete provata, potete scrivermelo nei commenti. Tagga qualcuno. Dunque, io per questo tag vorrei, anche per ricambiare un po', tutte le volte che mi ha taggato lui, vorrei taggare True Colors, a meno che tu non l'abbia già fatto, perché, non so, questo è un tag forse abbastanza vecchio, non so se tu magari negli anni, passati lo avevi già fatto. Se per caso non l'hai fatto e hai voglia di farlo, io ti taggo. Poi vorrei taggare la stanza di Scarlett perché anche lei, da quello che mi aveva detto, è abbastanza affascinata dall'argomento paranormale, quindi le sue risposte potrebbero essere interessanti. Poi ovviamente taggo tutti quelli che vogliono rispondere a queste domande, perché magari anche tra coloro che non ho nominato c'è qualcuno a cui fa piacere rispondere. Io per oggi mi fermo, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.